Eccoci qua, seconda parte. Mi si è interrotta la telecamera e non ho purtroppo la possibilità di assemblare i video, quindi macello. E quindi questo video sarà girato in più parti. Dove eravamo rimasti? Al Fard Sassy Salmon della Benecos. Io questo l'ho riscoperto, come stavo dicendo, perché era da un po' di tempo che non lo utilizzavo. Anche adesso vedo che ricomincio già ad avere la voglia di usare cose molto più opache, meno luminose, mentre d'estate l'ho trovato eccezionale, l'ho usato tantissimo, infatti come vedete ha un bel buco e mi è piaciuto tanto, l'ho usato tanto e rimane sicuramente un ottimo prodotto che io consiglio sempre. Passiamo al beauty. Per quanto riguarda il beauty, allora, vi voglio far vedere, ho un po' di cose da farvi vedere, perché appunto sono 2 mesi, da un po' che non ci vediamo, ci sono un po' di cosette nuove. Eravamo rimasti che a giugno, se vi ricordate, chi ha visto magari i miei video precedenti, che io ho avuto dei grossi problemi di pelle e soprattutto agli occhi, tanto che non ho più potuto truccarmi, ho avuto proprio una reazione allergica pazzesca che era già da qualche mese che portavo avanti e ho dovuto fare una cura addirittura di 2 mesi, insomma è stato abbastanza impegnativo. Ho dovuto buttare via tutto quello che utilizzavo prima e mi sono ritrovata un po' in questo impasse. Allora, cosa ho deciso di fare? Ho deciso di, comunque, ovviamente poco mi cambia, nel senso che sicuramente ci sarà stato qualcosa che mi ha fatto allergia, ma per me i prodotti naturali, cioè non li cambierei mai con niente, cioè non ritornerei mai alla cosmesi comune, tradizionale, ma quella naturale per me rimane comunque, diciamo, la mia routine, indipendentemente da quello che mi è successo, e quindi ho ricomprato le cose. E la cosa che voglio farvi vedere, perché mi sta piacendo tanto, è il fluido contorno occhi di dottora Ushka. Io penso che vi farò un video con i prodotti Ushka, perché non se ne parla mai, è molto bistrattato, è considerato un po' alla stregua dell'erbolario, nel senso che sì, si trova un po' ovunque, quindi un po' commerciale. Nella realtà io mi ci trovo molto bene, quindi ve ne parlerò. Comunque sto utilizzando questo contorno occhi appunto da luglio. È un contorno occhi semplicissimo, non toglie le occhiaie, non è un antirughe, non toglie i gonfiori, è proprio un contorno occhi idratante e a me piace tanto, non mi crea alcun tipo di problema, io ho l'occhio delicatissimo e questo mi va bene, non mi ha creato problemi neanche durante i miei trattamenti quando ero sotto cura per il problema che ho avuto agli occhi e mi piace molto, idrata benissimo, ne basta anche tutto sommato molto poco e quindi è un prodotto che insomma voglio farvi vedere, perché tra l'altro è facilmente reperibile, perché dottora Ushka si riesce a trovare bene o male in molte città senza dover fare ordini online e quindi è un ottimo prodotto. Poi scoperta, questo qua della verità l'ho preso ad agosto ed è stata una scoperta eccezionale ed è il deodorante delicato della Vivi Verde Coop, questo qui con lo spray. Io questo l'ho preso un po' così per caso e mi sta piacendo, mi piace, non è male, addirittura molte volte basta che mi lavi una sola volta al giorno, con i deodoranti naturali io purtroppo non riesco ancora a trovare un equilibrio, non ho ancora trovato il mio e quindi mi capita di dovermi lavare anche 2 o 3 volte al giorno se non ho il deodorante giusto. Con questo spesso e volentieri mi basta una sola volta, almeno che con la bimba non la vado al parco, non faccio insomma delle cose particolari per cui sudo particolarmente, fuori fa veramente tanto caldo e io faccio delle attività di un certo tipo e allora lì ovviamente lo devo riapplicare, altrimenti appunto basta una sola volta, costa poco e si trova in tutte le copie per Coop e mi piace molto, ve lo consiglio. Altro prodotto che mi sta piacendo molto e che sto usando sempre da luglio, mi sembra, è metà luglio forse, è questo latte detergente dei Provenzali Bio. Questo me l'ha fatto scoprire una ragazza che conosco e sono andata a cercarlo disperatamente perché non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Costa poco e mi piace molto, ha una profumazione delicata, non irrita, strucca bene e lo uso insomma con soddisfazione. È sicuramente un ottimo prodotto, sono 200 ml, quindi dura anche parecchio, lo utilizzo tutte le sere e mi piace molto e lo consiglio soprattutto perché veramente sto capendo che non ha senso spendere 15 euro per uno struccante quando a 3 euro si può trovare qualcosa di esattamente uguale, nel senso che buono tanto quanto. E
Quindi sì, mi piace. Poi secondo me questo è molto buono soprattutto per chi ha la pelle secca perché la lascia morbida, non la secca assolutamente, anzi proprio la ammorbidisce, però va bene anche per chi ce l'ha mista grassa, tendente al grasso o comunque anche grassa perché nello stesso tempo la rende morbida ma non la unge. Quindi è veramente un ottimo prodotto che consiglio. Altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo, io mi sono invasata per questa marca, voglio andare a comprare un sacco di altre cose, è questo detergente viso triplazione di Giardino Cosmetico. Anche questo costa poco, ve l'ho già fatto vedere altre volte, ho già fatto un video riguardo. Lo sto utilizzando sempre, mattina e sera praticamente. È perfetto anche col Clarisonic, costa poco e non irrita la pelle e la pulisce bene. Ovvio che, ed è giusto precisarlo, è un detergente in gel, a formulazione gellosa, non so se adesso si riesce a vedere, vedete? È in gel, quindi tra l'altro ha un profumo delizioso perché le cose di questa marca profumano proprio e questo sta da pompelmo, molto si sente, sì che si sente, però mi piace molto. Essendo in gel è ovvio che un minimo tende a seccare la pelle. Chi ha la pelle particolarmente secca non dovrebbe mai usare cose in gel, ma dovrebbe sempre utilizzare latte, detergente. È così, però io che ce l'ho tendenzialmente secca, in questo periodo comunque l'ho avuta particolarmente secca negli ultimi mesi, non ho grossi problemi, nel senso che poi idratandomela bene il problema si risolve. Quindi assolutamente lo consiglio e mi piace tanto e costa pochissimo perché anche qui sono sui 3 euro. Quindi ottimo prodotto. Poi, ultimo ma non ultimo, in questi 2 mesi ho utilizzato praticamente tutti i giorni il Divine Face Oil di Antipodes. Questo me l'ha passato la mia amica Sara che l'aveva preso per lei, ma lei non lo poteva più usare e me l'ha passato e ce n'era dentro. Forse così all'incirca, una cosa del genere, io ora calcolate che sarò all'incirca, qui insomma ne ho usato parecchio, calcolate che è un olio, è un siero e ne bastano pochissime gocce. E questo sarebbe anti-rughe, anti-macchie e col collagene. Allora, io non ho rughe particolari, non ne ho ancora e non ho macchie. Quindi non so dirvi, perché sarebbe una bugia, se vi dicessi, ah sì, funziona, cioè non lo so, perché questo è antirughe e antimacchie, io non ho rughe, non ho macchie, quindi se fa quello che promette, io non lo so. Io posso dirvi che sento molto il discorso del collagene, la pelle è proprio bella, compatta, idratata, cioè proprio l'effetto che fa il collagene quando si sente, è proprio rimpolpata, bella, idratata, non unge, nel senso che se ne mettete troppo è ovvio che la pelle rimane un po' unta, ma poi si assorbe molto bene. Io l'ho usato un po' come idratante, come doposole, non amo molto gli oli, ce l'ho, lo voglio finire, anche un olio che costa. Io non li amo, quindi non è una cosa che andrei poi a ricomprare, ma mi sta piacendo molto e quello che vi posso dire io è che se funziona così bene con me, che non ho particolari cose, forse non è neanche malaccio, con chi magari può avere delle rughe, usato regolarmente, potrebbe anche fare qualcosa, non lo so. Contro le macchie non ne ho idea, perché proprio non ne ho, quindi non vi so dire. A me piace, sta piacendo, l'ho usato volentieri e credo che possa essere un buon siero da provare, insomma, veramente, soprattutto la cosa che mi è piaciuta più di tutti è questa proprio sensazione di compattezza, di morbidezza, di idratazione profonda, proprio di pelle rimpolpata che credo sia data proprio dal collagene e si sente. Io l'ho usato come doposole e lo uso tuttora come idratante magari la sera, ma anche di giorno perché ho la pelle molto secca, questo ovviamente comunque non aiuta particolarmente e quindi se ci sono dei giorni in cui la sento un po' tirare, poi devo truccarmi, voglio essere a posto, la crema magari non mi basta e visto che ce l'ho utilizzo un po' questo e mi piace tanto. Poi, ultimo ma non ultimo, e meno male che il video è diviso in due, il prodotto Jolly che voglio farvi vedere ed è questo qua.
Questo, a dir la verità, l'ho preso, è una pseudo ricetta che ho ricavato da un video di Carlita Dolce. Questo è uno spruzzino così di un tonico che avevo, in fatalità avevo tenuto una bottiglietta di vetro e mi sono fatta questo siero per capelli.